Beh, due persone, due personaggi che con il galà, insomma, fanno il galà, sia quest'anno che per quanto riguarda Marino Bartoletti anche altri anni, con Franco Bagagna, che ci fa molto piacere ricevere qui a Frabosa. Inizio da Marino, edizione 2024, ci dici qualcosa? Ogni anno dico che è la più bella che c'è mai stata, e lo dico anche quest'anno sinceramente, perché sono dei personaggi di una levatura incredibile. E ai campioni mi è piaciuta l'idea di aggiungere un campione del microfono per tanti motivi, che attengono anche a dei momenti sentimentali fra di noi. Franco, lo dirò oggi, ha vinto tante medaglie, perché tante volte le medaglie hanno un senso anche per come sono raccontate, e lui ne ha raccontate veramente di belle, al punto che se non gli volessi bene quasi lo invidierei. Franco, prima volta a Frabosa Sottana, in questa atmosfera che oggi tra l'altro è proprio atmosfera da castagna, no? Da raccolta di castagna autunnale, ma bella, calda. Le prime impressioni? Seconde impressioni, perché è la seconda volta. Venni qui, virgolette, da inviato, perché volevo fare un servizio personale su Yaman Crippa 2 anni fa. Mi sedetti là, convinto di riuscire per le 6:30 a mettere insieme un servizio. No. Bucai il servizio, avvisai prima. Avevo fatto un'intervista con Feffè De Giorgi, andò a coprire quel buco. A causa di Marino e di tutti questi che non si alzò mezza persona, rimanemmo tutti avvigliati ad una manifestazione che io reputo magica. Poi Marino non lo dice, ma è il mio Pippo Baudo, l'ho inventato io per quel figuriamoci. Ecco cosa ci aspetta oggi a gara. Grazie.